Tremondo di Cesare Cremonini. Come promesso, abbiamo allora Tremonti, nonché il nostro ministro dell'economia, che gentilmente si presta all'attenzione e al cospetto del pubblico di Arancia Network per cercare di spiegarci la manovra finanziaria. Ministro, buongiorno, grazie per essere con noi. Grazie, caro Floris, che ancora una volta dovrebbe, dovrebbe capire, io sono Alvin. Cominci a cercare di essere educato. So che per lei è un'impresa questo che è ardua, ma cerchi di mettercela tutta. Va benissimo, grazie ministro. Allora, senza tante cornicette, andiamo subito al cuore dell'argomento. Mi lasci, attraverso esperienze ricche e diverse, l'aumento costante della quantità e dell'ampiezza della nostra attività assolve nei doveri importanti nella determinazione del sistema della partecipazione generale. Molto bene, non abbiamo capito nulla come al solito, perché lei fa dei così cappelli. Caro Floris, cerchi Alvin. Ecco, se lei avesse studiato magari avrebbe compreso quello che io cerco di dire. Il suo periodo era davvero incomprensibile, mi perdoni. Attraverso la consultazione con numerosi attori di questo scenario, scenario economico mondiale, ostacola l'apprezzamento dell'importanza delle direzioni di sviluppo per l'avvenire. E fin qui, credo di essere stato chiaro. Guardi, veramente, trasparente come l'acqua. Cercherò di arrivare al suo livello molto basso, spero di non affogare. No, lei abbiamo non si preoccupi. Abbiamo presentato un'aggiunta alla manovra fiscale. Ecco, dove andiamo a recuperare i denari? Noi abbiamo qualcosa, mi di lasci pareggio. Parlare, Floris. Ecco, se lei riesce a darmi uno spazio, io posso anche interloquire non solo con lei, ma con i telespettatori. Radio ascoltatori, nella fattispecie. Abbiamo presentato, diceva, un'aggiunta alla manovra fiscale, qualcosa che sicuramente aiuta a risollevare il paese. Spero le sia caduto l'iPhone. No. Lo sa, caro Floris, quanto le aziende che producono agende, ecco, dato che lei è più orientato verso la tecnologia e non verso la carta. Lo sa, caro Floris, quanto le aziende che producono agende spendono per inserire la rubrica telefonica? Ma la rubrica telefonica non lo so, ma no, alla fine dell'agenda c'è sempre una rubrica telefonica. Che peraltro si mi lasci fare, mi lasci dire. Va bene. Una cifra considerevole. E anche se accoppano la A con la B, la C con la D e via discorrendo, non ci scrive nessuno. Sprecano una decina di facciate. Solo per questo mezzo che oramai obiettivamente è obsoleto. Sì, vabbè, ma saranno 5 centesimi. Che non usa più nessuno. Sì. In un mondo gestito dalle smartphone, dove, ma comunque tutti i cellulari dove la rubrica ormai lì risiede. Dai telefonini che comunque hanno una rubrica perfetta ed immediata. Ma facile anche dare a cercare un numero. E allora, caro Floris, se la rubrica non la usa nessuno, che cazzo mettiamo a fare? No, ministro, levate queste cazzo di pagine inutili. Ministro, io capisco, lei è anche carino nella sua. L'altro, l'agenda sarà più leggera e soprattutto più economica. Sì, con questa manovra mi faccia parlare. Quanto risparmiamo? Lo Stato risparmierà oltre 550 euro all'anno, che capito. Tra averceli e non averceli fanno 1100.